compiti dell'agricoltura è quello di tutelare e salvaguardare la natura e le sue risorse, come per esempio le specie in via di estinzione. Per questo siamo nella Marca Trevigiana, dove nel piccolo borgo di San Bartolomeo di Breda conosciamo la giovane Joyce Giaveri, che insieme alla famiglia gestisce un'azienda per la produzione di caviale allevando storioni in maniera sostenibile e contribuendo anche a portare il Made in Italy di lusso nel mondo. Joyce Giaveri, 32 years old, follows the entire production chain from the birth of sturgeons to the sale of caviar, together with her parents and sisters Jenny and Giada. It all started in the 80s when his father Rodolfo introduced some sturgeon specimens into an aquaculture system, and today this is a state-of-the-art method in terms of technology and sustainability. The company, a family business, involves 15 collaborators and with its work helps to bring the luxury Made in Italy brand in the world. La vostra azienda, Joyce, ha una storia di 40 anni, tutto è nato da tuo papà che era esperto in allevamento di storioni. Come è nata questa idea in questa zona? Era una zona vocata? Sì, la nostra piscicoltura nasce in zona di acque di risorgiva, utilizziamo acqua del fiume Piave e del piccolo fiume che passa qui nel nostro paesino, che è il fiume Meolo. Partiamo dal presupposto che lo storione in natura non esiste più. Sono più di 20 anni che esiste la Convenzione di Washington che tutela e vieta la commercializzazione di caviale selvaggio. Suggeriamo sempre il caviale di allevamento, anche perché in commercio praticamente troviamo solo caviale di allevamento, perché in allevamento c'è una filiera controllata e sostenibile. Quante uova produce mediamente uno storione? Circa un 10% del peso. Fondamentalmente gli esemplari vanno dai 3 kg e possono arrivare anche ai 70-80 kg, anche i 120 in cattività. Il benessere dell'animale è determinato quindi dall'acqua, dall'habitat e ovviamente dall'alimentazione. L'alimentazione è seguita dalla A alla Z. Scegliamo per i nostri storioni le migliori materie prime in Europa, farine di cereali o farine di oli di pesce, ma soprattutto stiamo molto attenti a che non contengano farine di origine suina o bovina. Come viene invece controllata la salute degli storioni? Cioè ci sono anche dei controlli da parte di esperti? Assolutamente, abbiamo dei veterinari esterni, abbiamo l'azienda ULS che regolarmente viene a controllare, facciamo dei regolari controlli mensili sulle acque, sulle ossigenazioni, sulle temperature dell'acqua. E soprattutto noi comunque usufruiamo di acque molto pulite già di natura. Joyce, una delle fasi importanti della vita dello storione naturalmente qui in azienda è la maturità della femmina. Quando avviene, come funziona il suo ciclo e come la monitorate? Viene fatto tutto tramite un'ecografia, si usa un ecografo umano, un vero e proprio ecografo. E partiamo nei primi anni, si fa il sessaggio, cioè si dividono i maschi e le femmine. Le femmine rimangono nel nostro parco storioni, i maschi vengono venduti ad altri allevatori. E poi abbiamo sempre con l'ecografo facciamo anche il riconoscimento della femmina da caviale o la femmina che non è pronta da caviale, quindi facciamo l'ecografia e riconosciamo attraverso l'ecografia se il grano è grande, piccolo, il colore, vediamo, ovviamente non si vede esatto, se è pronto in pratica, se è pronto da portare nelle nostre tavole.